questo è il train di Buongiorno, buongiorno. Che succede? Stavo Grazie a Don Limaia per i 20 mesi, a Da Ruberto per i 15, salve Gattauso, ho preparato gli esami di questa sessione, ho dimenticato di chiedere la sua benedizione, puntualmente è andata male. Tanti auguri per il prossimo giro, dai, dai, non c'entro io, dai, 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 si impegni. Grazie mille a Duke Dragon per i 26 mesi, a Felpato e ai Trensia, ho visto, grazie, rinnovate per il treno. Grazie a Teodora, buongiorno signor Gatto, oggi la terza dose, mi dà una benedizione, tanti auguri, tantissimi. Le prime due mi hanno steso per dei giorni, a me solamente la seconda. C'ho il naso tappatissimo stamattina. Grazie mille ad Argo per i 48 mesi, a Laron per i 37 e Gabriel Culo per i suoi 74 mesi di tier 2. Come i gradi sotto zero che ci sono in edicolo. Ok, forse ho esagerato un po', ma fa freddo. Anche qui, anche... meno 2 oggi. Infatti, anche Sifettone ha deciso di rientrare velocemente stamattina. Faceva freschettino. Buongiorno! Buongiorno a tutti. Il treno è iniziato e finito. Mi sento proprio come il baffo stamattina. Non so se avete visto, c'è stato un piccolo drop. Siamo passati da 3.500... 3.364, adesso puntiamo a tornare alle 3.500, poi dopo sulle 3.600 vediamo. Eravamo arrivati a 3.600 effettivamente, però vabbè. Non si è notato il drop, vero? Vabbè, dai, non importa. Niente, non ho news da darvi in realtà. Sono stato malissimo ieri. Per fortuna che non avevo la live di domenica, perché... In realtà non so cosa sia successo, sabato sera sono andato a letto anche abbastanza contento, è stata una bella giornata, mi sono riposato, ho passato il tempo con la mia signora, abbiamo giocato su Discord Summer Memories, l'abbiamo finito tra l'altro, dobbiamo rifare la run perché non siamo riusciti a fare tutto. Grazie a Bitorzolo, Augurdis, a quanto vendi l'elmo di Chief? Non te lo vendo. No. E niente, vado a letto sabato sera e sento un po' di mal di stomaco, sai quel mal di stomaco che ti viene ogni tanto, vabbè dai, con un po' di caldino sulla pancia si sistema. Oh, niente, all'una di notte inizia un dolore atroce e senso di vomito, cioè stavo anche per vomitare, vado in bagno, ci passo mezz'ora. Poi torno a letto e ancora lì avevo malissimo, mi sono dovuto mettere il termoforo per riuscire a prendere sonno, una roba incredibile. Poi domenica mattina mi sono svegliato ed era una chiavica, ma veramente tutta ieri sono stato male di stomaco, con questo piccolo, molto meno senso di vomito, ma soprattutto ero narcolettico, prendevo sonno ogni 3 secondi. La mia signora ha iniziato a giocare a Far Cry e ha detto vabbè ti guardo, faccio un po' il passivo perché ero mezzo rincoglionito, non avevo voglia di giocare a qualcosa assieme o stare attento a un film, una serie, e niente, lei ha iniziato a giocare, ho guardato un po', preso sonno durissimo sul divano. Assen, buongiorno, grazie della compagnia di tutte queste mattine, grazie a lei per i 13 mesi. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia E niente, stamattina invece tutto a posto, è che purtroppo quando mi metto la sveglia un po' prima mi viene l'ansia. Quindi ho messo la sveglia stamattina alle 7:30, mezz'ora prima. Non che mi sia mai svegliato alle 8, perché in realtà mi sveglio sempre intorno alle 7:40 da solo, 7:30 anche. Il problema è che l'ho anticipata perché stamattina volevo allenarmi. E lì parte il dramma, porca miseria, perché lì poi... Lì. Mi devo alzare. Niente, alla fine mi sono tirato su alle 7:20. Però mi sono allenato, non senza fatica, ho le ginocchia che implorano pietà. Ho fatto solo 10 minuti. Ho ricominciato con i 10 minuti giornalieri, quelli della Apple. Appena avrò ripreso a fare, inizierò i 20 minuti e così via. Ci voglio andare con calma, senza strafare. E non ho sudato, ero stanco ma non ho sudato, quindi... buono che conosco il proprietario, ma certo.
Erna, grazie per i 51 mesi e grazie Godkill per i 46. Rinnovate, 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 che recuperiamo il drop. E soprattutto faceva freddo freddo nel mio salotto oggi, perché effettivamente siamo sotto di 2 gradi rispetto alla temperatura classica. Dov'è che è il meteo? E infatti vedi qua, meno 2 c'è scritto, adesso meno 1 perché è salito. È che non si può vedere prima quanti gradi c'erano. Comunque effettivamente in salotto, avevo visto prima, la temperatura era scesa sotto i 20 gradi. No, scusatemi. Allora, da mezzanotte in poi, cioè il riscaldamento non c'era, ovviamente. Da mezzanotte, facciamo quell'ora lì, erano 20 gradi e mezzo. Non è vero, quella era l'impostazione. Erano 22 gradi e mezzo e siamo scesi fino a 21 gradi e 7. Che per carità non è freddissimo, però è sceso. Anche se il riscaldamento non è servito assolutamente a una sega in quel contesto lì, quindi boh, non lo so. Boh. Vai te a capire. Ci sto capendo una Madonna. Allora? Tiè. A posto. A posto. Già sta tutto fuori, vero? Leila. Oggi aspettatevi una bella giornata con il sottoscritto e Karim, cioè non la mattina sono da solo. Oggi pomeriggio sarò da Karim e stasera Karim sarà da me. E gennaio ci sta? Sì, non ho mai fatto nulla di cui lamentarmi, per carità. Semplicemente siamo passati da un po' di caldino. Ieri è una giornata stupenda, tra l'altro, che ho fatto pochissimi giri anche con Silvettore, che stava veramente una chiavica. Nuova serie su YouTube? No. Quindi vediamo come va. Credo che quello con... non so se registrare anche stasera. Sempre meglio fare qualche videetto in più che in meno, anche se... di video con Karim ne ho ancora che risalgono all'anno scorso, metà anno scorso, perché ho avuto quel blocco lì e sono stato un po' fermo. Adesso vedo se buttare via, tenere, fare, brigare. Per domani il video è già pronto. Naturalmente domani sera giocheremo il gioco che vedrete nel video di domani. Devo ancora fare la copertina, devo ricordarmi di fare quello. E il video un po' più elaborato non so se riesco a farlo entro martedì prossimo, quindi magari... per martedì prossimo si parla di uno dei giochi morti, e quello lì, cioè, però è particolare, sapete, perché ho iniziato a fare ricerche per scriverlo il video per martedì prossimo e ho scoperto una cosa, questo piccolo spoiler: il gioco non è morto, semplicemente sono spariti gli sviluppatori. Ma ne riparliamo martedì prossimo. Nuovo Rainbow questo giovedì, tra l'altro con Karim e Lino. Dov'è coso intanto? Grazie, mi sono buscato una freccia per i 16 mesi. Niente, ha ricominciato a fottermi il secondo schermo. Non lo faceva da 3 giorni. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Confermi sub dei domani? A questo punto ti direi di no, Q, perché sono stato particolarmente incasinato e non ho finito di montare il video. Lo buttiamo giovedì. Più che altro perché oggi devo fare anche la live con Karim e sarebbe impossibile montare il video entro domani. Vi chiedo scusa. Non c'è audio? No, non lì. Questo è Sea of Thieves. Ah, giusto, aspetta che stavo acchiappando ancora Sea of Thieves.
Hai fatto bene a chiederlo, brava. Grazie mamma nerd per i 59 mesi, buongiorno. Allora, che sto vedendo? Che schifo. Sono una merda i tendaggi. Qui ok. Qui ok, lì pare una merda, vabbè. Ma che mi ha fottuto qualche impostazione? No, sembrerebbe tutto ok. Non lo so. Mattamir, sono in ritardo con il messaggio, ma poco importa, basta supportarmi e fare quattro risate, grazie mille. Eccoci qui. Va bene. Hai troppi annunci. Ma sei l'unico che lo dice o l'unico che li ha visti questo mese? Perché a giudicare da... da quanti guadagni abbiamo, io parlo per me, ma immagino tutti quelli che fanno il mio mestiere qui su Twitch a gennaio, ho una media di, vabbè, con i miei spettatori attualmente, di 15-10 dollari più o meno, no, meno, aspetta, è incredibile che qualcuno si sia lamentato della pubblicità, ve lo voglio dire subito, trasparenza massima. Ah, venerdì 20 dollari. 26 dollari. No, è una media di 20 dollari. Sabato 17. Sabato 8 gennaio 11, però, attenzione. Venerdì 7 gennaio 13. Ma sì. Io non li ho ancora visti, ma infatti credo che purtroppo partano solamente i più sfortunati a gennaio. A persone in totale? No, durante tutto il giorno. Cioè, quando ci sono 11 dollari vuol dire che in quel giorno lì di pubblicità tra le live e il past c'è stato un guadagno di 11 dollari. Che per carità è gennaio, quindi ci siamo abbastanza abituati. Solo che con la riduzione del valore delle sub è stato ulteriormente drammatico. Infatti ieri ho pianto. Ma andiamo avanti e non parliamo di stronzate. C'è un teschio qui, che cos'è? Un incidente? Sarà morto il conducente? Parla con Flore, l'apprendista del... Perché? Perché ci devo parlare io con quello? Se non mi ricordo un cazzo, che cosa abbiamo fatto venerdì? Quel che luccica, parla con Florian. Ah, sì, stavamo cercando quelli che producono le monete fasulle. Allora, io a questo punto farei questa strada qua, che così ci toglie un po' di nebbiolina qua che mi sta un po' sui maroni. Io farò 24 dicembre e 26 gennaio sono circa 80 centesimi. Beh, neanche male. No, vabbè, ragazzi, è normale. Gennaio è sempre il mese del drop delle pubblicità. Novembre e dicembre invece dovrebbero essere quelli a cannone. Solo che questo dicembre non è andato granché. Non so come mai. Magari le aziende hanno puntato meno per via del ritorno del Covid. Non lo so. Non ho idea. Questo dicembre è stato un po' drammatico. Per gennaio è un grandissimo classico, quindi non me ne preoccupo. Allora, quante strade dobbiamo fare? Che ore è? No, bisogna andare a dormire. Squalorsatore, festeggiamo questo anniversario in quarantena. Yay! Grazie mille. Grazie a Def, dopo aver peregrinato a lungo e in largo su Twitch, alla fine si torna dove si è stati bene. Grazie mille. Con Covid avrebbe potuto puntare di più. Ma magari è stato il periodo in cui si pensava di uscire di più. Non lo so. Ammetto di non avere la minima idea di come funzionino le loro scelte. I'd like to... So what... Vai, che dormiamo. I'm sure... Good luck.
Decidere quante pubblicità emesse sono, non ne ho la minima idea. Non lo so. Non ho idea. Così poco, ma dai, volevo dormire, bastardo. Adesso perdo tutto il bonus dormendo. Guarda. Non so se hai sentito, l'OMS ha detto che dopo la primavera potremmo considerare pandemia finita in Europa. Ma come cazzo è possibile, Cold? Perdonami. Attualmente siamo in una situazione drammatica. Com'è possibile? Cioè, sono contento, ma... Come? Grazie a Fiore per i 15 mesi. Perché tutti stanno... Ah, perché tutti stanno prendendo la Omicron e quindi... Ma, scusatemi. Fino... Ce l'abbiamo fatta, sì, cazzo. Che fatica, no, che fatica. Guarda qua, eccolo. Dieta corretta. Più uno, vitalità e agilità che premia periodi di 5 giorni di alimentazione equilibrata. Una fatica incredibile. Che schifo. Agilità, armatura leggera. No. Dammi questa. Ok. Hanno detto ieri che con l'Omicron il Covid tornerà a fine anno, ma edemico e non più pandemico. Ah, è un bel tipo, sa. Che vuol dire? Non so cosa voglia dire. Sono ignorante. Non ho ancora usato le mappe per cercare tesori, devo essere sincero. Sakura, buon giocatore, passo al volo per rinnovare, per chiedere una sua benedizione per il colloquio in post... Aspetta, perché non sta andando dritto? Forse perché devo... Ok, devo premere Wasta. Per un posto ficcantissimo, Sakura, tantissimi auguri e grazie mille per il suo tier 2. Devo andarmene a fanculo di qua, sì, giusto, ok. Endemico significa che una malattia normale del genere umano per determinate zone della Terra o per determinate etnie. Ehi! Cazzo, c'era una corda tirata qua! Shit. Era un trappolone! Un trappolone da bastardi! Ma guarda te, ma si fa ste cose? Aia! Tira fuori la spada, Harry! Che cazzo, che si è messo l'elmetto? Dovevo vendere la spada, dovevo vendere. Vabbè, la venderemo dopo. Cresta di gallo, la spada borghese, meglio o peggio? Peggio. Infame maledetto. Dove sono finito? Aiuto! Ma porca puttana, mi spintona dentro le frasche questo. Dov'è? Aiuto! Ma porca troia. Sono occultato da Dio, guarda. What the hell was that? Scusami? Ma era Peter il Nero! Non gli è andata giù la mia vittoria! Ti è merda, Peter! Peter merda! You know how this one ends. Ma perché adesso c'ho gli occhialetti così? Come si tolgono? Peter il rosicone. Bestia. Bestia. Aia, perché c'ho la morte? Cos'è? Spirit 64, come le volte che sei incastrato alla boscaglia in questi 5 minuti, grazie mille! E grazie mille anche a Metal per i 18 mesi. Pozione flagello. Ma ha messo il veleno sulla spada! Ma lui è un uomo di merda! I'll slay you, you scum! Ah, io! No!
Bring it on! Guarda là! Oh dear, did that hurt? Merdosissimo, la vita che mi sta togliendo! Tosto Peter, eh? Ma perché c'ho gli occhialoni scherzoni adesso? Sì, mi ricordo. Alfa, buongiorno gatto, siamo a 6 come 44 gatti in fila per 6, grazie mille anche a Cervo. Arrivo, Cervo per i 100 bits, buongiorno a lei, grazie. Bestia. Questo qua mi fotte adesso. Valuta la fuga, no? Tanto anche se muoio... è tranquillo, ho salvato un attimo fa. Sì, però è immortale lui, c'è da dire. Com'è possibile? No, no, certo, si è abbassato l'elmo, ma... ma perché prima lo tenevo sempre alto? Adesso gli faccio più male perché sto male. È che sto morendo, purtroppo. Mi sa che il veleno mi ammazza. Eccolo! Scatenato! Distruttore di mondi! Tie suca, merdaccia! Nulla, mi incula. No, la vita mi si abbassa troppo velocemente. Cazzo, il veleno è devastante! Ochchip, non ho capito se ho pagato col Prime o meno, non trovo il pulsante, non importa, eccoci qui, grazie mille. La pozione del fagello toglie 110 punti vita. Devi farla perfetta questa fight, ho capito io. Fammi capire un attimo una roba. Tiro fuori la spada. Ma questa, scusami, l'elmetto l'altra volta non me l'aveva tirato fuori, ma perché è nuovo? Quando me l'hanno dato? Che fa? Tipos? Si è rotto. Niente. La spada, vabbè, dopo la vendiamo la spada, non ora. Volevo capire bene sta cosa dell'elmo. Forse è in tipos perché... No, niente, nulla. Lui ha deciso di andare in tipos adesso. Pensa tu. Ho detto Peter. Ce l'ho delle frecce? Perché adesso magari lo prendiamo un po' in contropiede. Adesso che ce lo aspettiamo. Sul cavallo in tipos? Sul cavallo sì. Che strano. Oh, posso farmelo anch'io il veleno? No, no, certo, ma non... era totalmente inaspettato, che l'ha resa molto figa come cosa, Però era totalmente inaspettato quello che è successo. Eccolo lì, Peter, il nero di merda. Hey, you think you could just walk off with my pride? Ah, ce l'aveva anche detto il suo premio, ce l'aveva detto. Peter il bastardo, aiuto, aiuto. Oh, aiuto. Aspetta un attimo, Peter. Eccoci qua. Vie c'è.
Il mio premio. Te il tuo premio, merdoso. Peter il bastardo. To Sempio. Kunda. Bonda niente. Tiè. Ti piace in testa, scimunito. Adesso non m'hai più preso con il cadumento. Sì, 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 mostrami le balle. Sempio. Bitch. Ulla, bravo. Stoccata. Waxio, grazie per i 43 mesi. Ci hai provato, eh? Eccolo. Vedo un cazzo questa roba. Era meglio l'altro cappello. Peter! Stiamo soffrendo, eh? Fucking hell! Certo! Bella Peter! Vieni qua! Vieni qua! Vai a fare il Peter da un'altra parte! Ti è esempio! Cazzo m'ha preso! Non importa, non importa. Troppo distante, che sfiga. Nulla. Vieci, Peter, vieci. Grazie a Waxio e Lupetto per i 43 mesi e Dadotron per i 6. Mamma mia, senza guardare, Peter, sei una sega. E Masquere, faccio sapere al gatto che si è evaporato per 43 mesi. Fatto bene, grazie. Aia, mi ha preso, bestia. Bestia mi ha preso. Muoio. Non importa, ti spacco la faccia prima, Peter. Vieni qua, porca di una puttana. Ti è Peter. C'è il veneno, bravo, c'è il veleno. Bravi tutti col veleno, eh. Sega. Sei una sega, Peter. Cazzo, se sei una sega, beccatelo qua. Maledetto Peter veleno. Mamma mia, come va giù la mia vita. Cazzo, perché mi ha beccato lui? No more fooling around. Aia. Aio, questa l'ho sentita. Che è successo? Cos'era quel ding? Aia. Dai, Fuck! Oh dear! Cazzo, 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 Peter, cazzo, Peter! Dai che non c'hai vita, merdone! Come on, neanche io. Yeah.
Porca troia, Peter! Ah no, Peter! Cazzo! Cazzo! La vita dell'avversario è quella viola. Mallory, buongiornissimo Peter. Dove la vedi? Di fianco alla mia. Non ti puoi curare nel mentre? No, purtroppo, mi sa. Oh sì, posso curarmi durante una battaglia? Non penso, vero? No, si pronuncia Aigo. Niente, c'è la tiposa adesso. Cosa mi serve? Sì! Ah no, non posso, vero? No, che non posso. La flagello anche io? Mappez, buongiorno gattone. Sono arrivato a doppia cifra e mi sono dato il mondo delle miniature. Fico! Ma che fico! Ah sì, mi ricordo. Allora, potevo fare, vabbè, caccia, avevano detto. Agilità. Questo. Allora, no, aspetta, qui. Qui, qui. Notare facilmente da comprare la flagello. Vediamo se ce l'abbiamo sul cavallo. Ma in realtà non stava andando male. Li tiro delle frecce e basta adesso. No, allora, se non ho l'antidoto, magari mi avvicino qua e mi curano in lavanderia, no? Molto figa però questa imboscata. Eccolo qua. What's going on there? What's that? Peter il merda. Now we'll have another bout. I won't be robbed of my winnings by some. Non ci ho preso! You'll get what for? Niente, sono già morto. Dove va? Che è successo? Fermi un attimo. Che è successo? No, 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 no. Che cazzo? Perché si è girato su se stesso? Mi ha placcato. E lui era già in piedi poi? C'è una roba strana. Allora, aspetta un attimo. Facciamo questa cosa qua e salviamo un'altra volta prima che mi riammazzi. Agilità, abbiamo detto armatura leggera, sì. Poi caccia, abbiamo detto conciatore, sì. Perfetto. Ok, salvo un secondo. Dormo, salvo un'oretta. Bevi la pozione voce furente, va bene, adesso la beviamo. Sì, sì, è vero che quando qualcuno scappa lo posso placcare, però che cazzo. Boom. Sì, posso comprare le pozioni, però volevo provare a farla. Ce l'avevo fatta prima, eh. Boom. Non ci ho preso con le frecce perché sono un deficiente. L'alchimia poco e niente, abbiamo solo fatto figure da cioccolattai. Niente, adesso sta così. Scusami, come? Cosa fa? Moltiplica le forze e scatena l'ira sanguinaria. Per 2 minuti i danni inflitti in mischia aumentano sensibilmente. No. Ma
Me la metto sulla spada? In che senso? Non dovrei berla. Ah, devi berla, premere E, perché altrimenti la metto. Ho capito, ho capito. Figo! Allora, il mio potenziale è sbaglio. Ok, ho capito. Se no la davo a lui? Ma che figata! Vedi che c'è già la musica tra... No, cazzo, ragazzi, non dovevo berla. Mi ha tolto il bonus che avevo. Dai! Che incularella, era meglio di no. Liscio. Liscio. Non ho più frecce. Beh, bene non gli ho fatto. Shit. You'll get what for? 5 giorni buttati. Così mi sembra quasi gettare. Maleducato. Mica, ma mi faccio un danno della miseria adesso, non è un po' eccessivo? I'm over here. Sprecato, sì. Vabbè, non importa. Ce l'abbiamo fatta, andiamo avanti con la trama che qua. Tang tong. Maledetto Peter. Sto scemo di un Peter. Aiau. Non è morto? È Highlander Peter. Che sempio. Scudo decorato. È buona la sua spada del paggio. Spada di faggio. Colpo di grazia, molto volentieri. Tiè. A calci? Inaspettato. Ok. Oh cazzo, meno 5 arriva a 19 però. Buono. Ascolta, tiro su tutto, poi vediamo. Allora, questo fa 14 e arriva a 19. Io faccio 12. È meglio questo. E ci vedo anche di più. Faccio un po' meno difesa da percosso. No, no. Anzi, di più difesa da percosso. Che cazzo dico? Ok, le brache imbottite fanno 6. Però c'ho quelle di maglia e allora no. Assolutamente. Queste qui cosa sono? Quelle ricamate. No, si pronuncia... Ok, Arco. Sì, queste qui che fanno? Fanno 15, le mie fanno 15. 15, 15 e 6, le mie fanno 15, 15. Uguali, sono uguali. Sono rivettate queste, non so cosa cambi. Fanno meno bordello. Però vabbè, non mi interessa. Calotta imbottita fa 4, 7... 12, 11, scusami, anche... No, questo fa 12, fa. Questo fa 12. Quindi è meglio la sua? Più sei carisma a quelle rivettate? 12 di carisma fanno. Hai ragione. Vado di rivettate, allora. Ricora con lo scudo. Quale? Questa dici. Hai ragione. Però dopo, scusami, questa qui una volta... Cioè, se io faccio Q mi dice dove è rotto, perché questo fa 9, ma in realtà una volta riparato fa 12 in teoria.
vedi, anche questo fa 14, che è meno del 15, ma in realtà se tu vai a vedere, questo qui fa molta più difesa del mio. Ciò, minchia, fa più della mia questa. La mia vale 1000, tra l'altro. Fa più peso, per carità. Mi dà più carisma la mia, però mi protegge. Ah, è sempre 9? Ho capito, però la somma delle altre cose fa di più. Cimia Artica, buongiorno, ho già chiesto qualche giorno fa la sua benedizione, ma due is meglio che one, benedizione per esame di giovedì, tantissimi auguri a lei, grazie mille. Ha questo valore prerompimento? Ma scusami, che senso ha allora non prendere questa qui che mi fa ovviamente molta più difesa? Non conviene, scusami, questo qui ad esempio. Il camaglio decorato vale meno, per carità, ma non è meglio? Perché questo, allora, quello che ho io fa 12 di difesa stoccata. Questo qui mi fa 14. Poi fa 18 difesa da fendente. Il mio fa 15. Vabbè. E io punto così perché secondo me è giusto così. Questo fa 5 ed è meglio. Via. Ok. No, questo fa meno. Questo. Sbergo decorato bavarese, però il suo per qualche motivo è meglio. Vabbè. E dove sei, che cosa andate qua? Nah. Il numero rosso sia da sottrarre al numero nero. Oh no, davvero? Ma è una roba completamente diversa. Allora, quindi 9 meno 1 fa 8. Ok. Guarda, proviamo a riparare qualcosa. Giusto per curiosità. Così ci togliamo un po' il dubbio. Fino adesso ho calcolato male, allora. Devo vedere però il coso. L'usbergo decorato bavarese, perfetto. L'usbergo decorato bavarese, quanto fa? No, si pronuncia Aigo. 11, 14, 9. 11, 14, 9. Vediamo. Eccolo qui. Ma non l'ho riparato per un cazzo, scusa. Grazie Boras per i 21 mesi. Ho riparato quello quasi a posto, cazzo. Però era sempre 11, 14 e 9, vedi? Era 9 meno 1 prima. Era 9 meno 1. Ok, ho capito tutto, grazie. Ah, 14, 18, meglio il mio. Niente, dobbiamo un... Ho sbagliato fino adesso tutto, allora. Allora, questo è comunque meglio. Queste sono uguali. A sto punto mi tengo addosso la lucida. Questo 12, 15, 11, 14. Sì, certo, è meglio il mio. Fino adesso ho fatto veramente tutto il gioco sbagliato. Porca trota.
Queste erano comunque meglio. No, questa è meglio. Questo era comunque meglio, sì. Questo qui era giusto. Bene. Guarda l'altro positivo. Sconfitto i nemici con le armature più scarse, è vero? No, è una stronzata quella cosa lì. È poco chiaro il menu. È un difetto. È chiaramente un difetto. Sì, sì, adesso ripariamo tutto. Yeah. Ok. Yeah. Vediamo adesso chi è aperto e chi non è aperto. Fammi vedere il valore finale, esatto. Perché se tu mi metti il meno che devo sottrarre a mano, io pensavo che infatti quella lì fosse una roba da sommare. Vi ringrazio per avermi corretto. Quindi a queste gallo fa 55, è sempre meglio. La spada del paggio fa 48. Aspetta, 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 lo scudo. Scudo pesante è meglio. Buongiorno. I hope I... Allora. Riparazioni. A lui mi ripara anche... No. Mi riparerà solo le armi, probabilmente. La cresta di gallo, lo scudo, riparami, per favore. E l'arco cumano, puoi ripararmelo? Perché è rotto? No, è full vita. Che cazzo... Boh, vabbè, tu fallo. Cosa così? Quant'è? Pago volentieri. Poi affari. Prendi armi e gli do il pugnale, no, lo scudo del corato, la spada borghese e la spada del paggio. Visualizza cesta e contrattiamo un attimino. I'd like to discuss the price. 48 più veleno, sì, non mi interessa. We can try it. Non mi interessa il veleno. Are we agreed? We're getting there. Just drop the price a bit more. Satisfied? No. I'd almost shake on that. Almost. Boh. I knew we'd come to an... Avvisano che se la tocca il punto sbagliato lo fai secco. Bella sta spada. Lo vedo un po' buggatino stamattina, con anche la gente che spona e quant'altro. Che succede? Fresh bread! Yali. Come and get it! Garlic, permesso, buongiorno. I'm honored. Sì, parliamo di affari intanto. Ti vendo le mie carabattole. Guardate, tutto il gioco ho sbagliato. Tutto. Scarpe del pellegrino. Butta via. Cosa cambia? Anche questo è semplicemente più per, riparato. Arrivando quello zozzo. Non so come mai si è in tipose. Stamattina li butta così. Let's have a word about the price. All right, so. Dai, non vuoi darmene 1.400 per sto ben di Dio. Since it's you. It's not worth it to me. Vi giro come uno straccione, ho visto. Fortuna che non siamo in Aladdin. All right. And now? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a... Va bene, 1.200. Well, that's a decent price. Almeno torniamo un po' con un po' di grano in tasca. Allora, ma perché mi mette l'arco in cosa? Can we do something about the price? Vabbè, nient'altro di rotto. All right, so. Solo l'elmetto. Satisfied? That's not enough. That's not enough.
See now. Armature. Devo sistemare... No, devo andare anche dal sarto, vedi. Meno più chiaro così, ti fa vedere il valore massimo e quando è rotto. Ma dovrebbe essere chiaro nel farmi capire il quando è rotto, cosa mi toglie e perché me lo toglie. E quello è il punto. Per me quel meno lì a fianco non era chiaro. Sento, appaga e basta. No, M. Dov'è il ciabattino? In fondo, sempre in fondo il ciabattino. Che palle. Vabbè. Ho ripreso a giocarci grazie a te. È sempre andata bene. Ieri ho dovuto fare le torri 3 volte perché ho subito dopo crashava. No! Che storia. Fortunatamente problemi non ce ne sono stati, a parte stamattina che si è svegliato un po' male, devo dire. Qui il ciabattino? Casa dopo questo? No, casa dopo. Devo dire anche per lui. Ecco lo scarpaiolo. No, no, vabbè, non è roba fastidiosa. No, signora, mi serve... Chi è il ciabattino? Il marito? Lui la guardia. Non è che è quello che è andato via, vero? Eccolo qua, sì. God save you. Con sti chiodi sui calzini. E parmi le scarpine. Yeah. Grazie. Buona. Allora, tornando a noi. Ecco. No, altalezza la mia faccia normale. Avevano tolto il cavo, che la gente si fa male poi. Dove sono? È già mezzogiorno, guarda, mi ha fatto perdere un botto di tempo sto stronzo. E adesso abbiamo perso pure il bonus, quindi per 5 giorni dobbiamo stare ligi, attenti a quanto mangiamo, dove mangiamo. A proposito, sazietà 100, ok. Che palle. Si pensava fosse il cavallo che si stesse lamentando. No, andiamo... Beh, possiamo girare anche già adesso, guarda, crocevia. Lo schifo tutti, Peter non lo spostano nemmeno, ma fanno bene, fanno bene. Yeah. Sono giusto? Sì. Alla prossima devo girare. Comunque, news non ce ne sono. Se non che l'unica roba che vi posso dire è state attenti di... Perché fanno sempre i lavori fatti bene. Quindi l'intero gioco Pokémon è stato venduto, scaricato e messo online come ROM illegale. Quindi se vi interessa la cosa di Pokémon... Io in realtà delle gran sbirciate le ho già date, però se vi interessa, ragazzi, state attenti. Perché non qualche cosa, ma l'intero gioco è stato scaricato e messo online una settimana prima. E a me fa morire da ridere sta cosa qua, perché non è la prima volta che succede. Arceus, sì. È una roba vergognosa. Assolutamente vergognosa, perché noi che compriamo il gioco, lo paghiamo e tutto quanto, dobbiamo aspettare il day one. Quelli che lo rubano ci giocano prima.
È già mezzogiorno. No, madonna, sono le 9:40. Sono già le 10 praticamente. Sì, lo streamano anche in live, certo. Leggevo proprio quello. Guarda, hai visto che trick? C'era uno che mi voleva rompere il chiurlo. Guarda come corre sto cavaliere nero. Aspetta, arrivo. Dove è andato? Eccolo qua. Posso sentirne uno più forte? Ci ho preso o no? Insisto, eh. Ah, ti arrendi? E io me ne sbatto! Dove va? Che palle che non riesco... Devo placcarlo? Faccio prima ad aumentare la mia arceria. Ok. Sì, salutamelo tanto. Buono. Buono, credo che sia tutto buono. Tutto buono. Questo no, questo sì è buono. Beh, soldi, c'avevi i soldi per le frecce. Spallacci buoni, buoni spallacci. Speroni d'argento, minchia, buono, buono. Lusbergo, buono, buono, buono. Complimenti, complimenti. Vediamo. Sempre cattivo. Ho capito, ma attacca lui. Ma che cazzo? Mi fa le trappole, ma attacca. E dai. Allora, fermi che rivediamo. Armatura. È meglio la sua, guarda qua che ce l'ha. Ma io dopo vedo righette, fa 17 fa. Ma vedo righette adesso. Cazzo, vedo righette. Però vabbè, è accettabile in realtà. E le armi le ha droppate qui da qualche parte. Vabbè, andiamo avanti. 17. E allora andrei di 17. Quindi 20 questa roba qua. 20 contro. Dov'è la mia piastra? 18. E cazzo. No. Come 20 contro 18? Vabbè, ma se ne parla da una vita, Gabriele. Adesso dico subito, aspetta. Fa effettivamente 20. Però fa 15 attualmente. E mi toglie la corazza lucida. Com'è possibile che sostituisca la corazza? Però fa 20, è buono 20. Effettivamente vale 1000. Fa meno rumore ed è meglio della tua, la brigantina. Guarda un po' che storia. Va bene. Allora, gli spallacci franconi, no. Speroni d'argento, cosa cambia? Sono più fichi i suoi. Me li metto perché sono più fichi. Voglio fare il fico io. Se vede che... Ma io sono in calzini? Non ho gli stivali? Ah, no, c'ho questo che fa tutto? Ah, le brache, una roba completa, pratico. E questo nobiliare fa 17. E lo metto. Guarda te che bello, senza fare spese. Sì, 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 Cad. Però se tu indossi un oggetto che è rotto, ovviamente fa meno, a meno di quello tuo attuale. Quindi quel valore lì non è affidabile. Avrei dovuto prendere la strada di qua per poi risalire, che così sblocchiamo un po' di nebbia. Aspetta che taglio. Eccoci qui. Buongiorno, buongiorno gatto, il nostro avversario si avvicina. Già pensato a cosa organizzare per quel giorno? No. Grazie mille. Un altro? Ah, sì, mi ricordo. Sì,
Sono di tanti! Give me all you have. Yeah. No, sono troppi. Non ho voglia. Ciao! Ah, ammazza, queste strade sono veramente poco sicure. Dovrebbero mettere qualcuno qua. No, tre tutti bardati così non ce la faccio. Volendo sì, però vorrei anche arrivare a una certa ora. Sono già le 10, insomma. Qualcuno sei te. Oh! Sono loro, Mi attaccano, io rispondo. E dico, Piazza Grande. Lui che fa? Lui magari è uno buono. Ma lui vianda. Niente. Senti Iosetti. Boom. Opla. Cazzo, ma io sto andando. Non c'è una strada che porti in su. Speriamo di raggiungerla presto o tardi. Sì, giustamente viandante, è il suo mestiere. Ma il Presidente della Repubblica quando è che lo fanno? Perché ieri, per puro caso, ho acceso la televisione e c'era il telegiornale. Stanno facendo tutti il coso, il Toto President. Che hanno fatto vedere che sono stati fuori dal palazzo tutto... Oggi iniziano. Ieri stavano allestendo questo gazebo fuori al freddo. Porca troia, non li invidio per niente. Una mail, no. Con questa urna tutta in vimini. Che sarà anche tradizione. Ma a me mi pare fia una merda. Zucca, 14 mesi, praticamente un parmigiano. Grazie mille. Ok, vedi, ecco qua che si rientra. Carino, poi c'è il fiume. Vai. Oggi, ero curioso. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Anche questi non li vedo particolarmente. What's your name, ha detto? L'hanno già incoccato le frecce, perfetto, io vado via. C'è una radura. Lo devo tagliare di qua. Caccia il cervo, insomma. Quelli lì mi sa che cacciano cristiani. Dove sto finendo? Ah, sempre dritto, vai. Ok, ci siamo. Credo, giusta? Perfetto, guarda qua che lavoretto. Adesso torniamo su e andiamo a Sassau. Dov'è? Di qua? Metto il nome come per il calice di fuoco. Bello tuo senso? Porco puttana. Grazie. Vabbè, e quindi il mio nuovo presidente della Repubblica. Harry Potter, nuovo presidente della Repubblica? Sì, però l'attore. Chiamano Daniel Radcliffe. Che deve fare un film su Weird Al. Ed è incredibile questa cosa. Sono molto contento. Pitch Bulls 41 o Curtiello Orco Can, grazie. Anche con la tiposa. Che tanto in game non me la fa, quindi sti cazzi. Scusa? È finita la strada qui? Vabbè, vado un po' in mezzo alle frasche. E cosa vado? Dritto? Un po' più a destra, va là. Ecco qua, questa è stata la battuta. Punto di viaggio rapido, ottimo. Ottimo. Ah no?
Eh no, non è dove volevo arrivare io. Però qui c'è uno spazietto. Vediamo. Guarda qua anche tutti questi passaggi tra i boschi, i sassetti, è bellissimo. Guarda qui. Queste radure, stradine che non si intravedono. Hanno fatto un lavoro eccezionale. Eh no, cazzo. Devo pigliare per di qua. Guarda che c'era un giro lì. Ah, qui non è una buona idea scendere. Slack, grazie per i 3 mesi. Più indietro. Qua? Eh no. Non so mica se si può scendere a sto punto. Qua sicuro c'è la morte. Eccola la strada. Perfetto. Discesa. Non era una strada, era una roccia. Merda. Però vedo la città. È qualcosa. È qualcosa, ma no, di qua non si scende mai. E allora facciamo così a sto punto. Lasciamo perdere il boscaglio. Facciamo così e vediamo dove mi porta. Niente. Ok. Allora, Gabriel mi ha passato la notizia che probabilmente Apple vuole entrare nel mondo console. Esattamente, volevo arrivare anche a quello. Nel 96 ci aveva già provato con scarsi risultati, non è andata molto distante. È da un pezzo che dicono Apple vuole fare la console, Apple vuole buttarsi in campo e quant'altro. Ora, una console Apple non la vedo bene. Perché secondo me non ha il minimo senso infilare una nuova piattaforma per gli sviluppatori che già fanno fatica a star dietro a PC, Switch e le due main, Play 4 e Xbox. Che anche lì c'hanno sia Play 4 che Play 5, voglio ricordarvi. Che ore sono? Va benissimo. Però qua non si dorme, che palle. Allora, prima mi prenoto una stanza. Dov'è che era il baretto qui? Fanculo è di qua, No, vabbè, dai, magari me la cavo prima. Dall'altra sponda del fiume, sì. Vabbè, allora facciamo il bagno, tanto quanto durerà. Fino alle 20? Speriamo. È molto più probabile che Apple invece voglia potenziare quello che già ha, quindi i servizi Apple Arcade e compagnia bella. Potrebbe tranquillamente lavorare su quello. Pagare, ecco, vai, vediamo. E riuscire a buttare fuori qualcosa di interessante sulle piattaforme che già. Creare una piattaforma nuova non lo vedo sensato per quanto mi riguarda. Però è il periodo in cui la qualunque sta buttando fuori console minori. Sì, però la Apple non ti butta fuori una ColecoVision o qualche cacata piccola. Ha comunque un marchio e un nome. Al massimo potenza quello che già ha. Come ho fatto vedere nel video di Alien Isolation, l'iPad è un'ottima console. Possono puntare su quello per quanto mi riguarda. Poi eviterei la classica banalità. La fanno pagare tantissimo e ci fa girare niente.
aspettiamo le cacate. Mi fermo qui. Cittadino, no. Cittadino, dov'è la signorina? Eccola lì. Good day. Un letto per una notte. For help. No. Just the one. No. I'd like to strangle that rice. Here you are. Boh. May the Lord. Perfetto. Ok. No, volevo la mappa. Ah, qui dovevamo fare. Ma a sto punto aspetterei l'indomani. Che ore sono? Stanno per chiudere tutti. Io aspetterei l'indomani. Mi faccio una bella partitina a dadi e aspetto l'indomani. Taylor's usual. Jesus Christ. Care to try your hand at dice? Inoki si torna a seguirla dopo un periodo turbolento. Grazie gatto per la compagnia. Grazie mille a lei. Ma sì, spariamo l'altra. No, si pronuncia Algo. You're a brave soul, taking me on. I'm not used to losing. Pull me an ale. Cazzo. Ah, sì, mi ricordo. Ci provo. Not afraid of anything. Non è una buona idea, ma ci provo. Infatti. Oh, che culo. Christ, yeah. I'll have to get my own ale. Vale, anche questo mese si rinnova. Buon inizio di settimana, signor Gatto. A lei, grazie mille. Sì. Ma cosa? Ma cosa? Ma vai in culo, vai. Coming. Christ. I'll have to get my own ale. We'll see. A meal to go with the ale, please. Got it for you right here. That's it. E lui è già 1003. Niente, right. Continua. I'm dying of thirst here. E dado rosso è di trama, ce l'è dall'inizio. Oh no. Oh, che. Okay. Non è truccato, eh. Niente. 1 2 Niente. No, passo. Don't be such a coward. Non l'ho ancora raggiunto. Vabbè, 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 vabbè. Uno, due, tre e poi mi inculo. Perfetto. Matt, un altro mese sperando che Kingdom Come non finisca mai. Mamma mia, che bello. Grazie mille. Service is a bit slow here today. Ci provo. Ci provo. Prendo questa e ritiro. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Pour me one. Vabbè. To the women. God bless. Cioè, 1000 punti più di me ha fatto. Got it for you right here. That's it. I shouldn't have pushed it. Grazie Donda per i 24 mesi. Sta partendo l'hype train. Rinnovate, rinnovate, rinnovate per il treno e per il counter. Va bene, è impossibile questa cosa. Sfortunato, sfortunato. E invece
ti pare che faccia un tiro sfortunato? Ritira? No, si ritiene. Cioè, lui è a 600 punti dalla vittoria. Ha vinto lui tantissimo. No matter. It wouldn't have helped much anyway. This will be the one. Mancano 200 punti e vince. Damn! Ho vinto ad Adi. Sì, sì, ho vinto. Non ultimamente, però ho vinto. Grazie John per i 18 mesi. Prendo tutti e ciao. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Perché lui gli bastano 600 punti e vince. Eccone 400. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. They're rolling well this game. Prendi tutti i dadi, puoi ritirarli ancora? Sì? No, aspetta, non è questa la camera mia. Anche senza prendere sul punto? Perché 11 ore, devo dormire. È saltato almeno un milione di punti nel corso della partita? In che senso? Prendi i punti e ritiri tutti i dadi. No, non si può fare quello. Sì, sì, adesso devo riparare e vendere. Se finisco i dadi. Ah, già, è vero, è vero, è vero. Ok, sì, quello sì. Quello mi sono dimenticato. L'audio da me è perfetto. Gutenberg is far, far away. Gutenberg is far, here I'll stay. My breath is... Così di prima mattina. A lei, riparazioni. Ma perché sto arco continua a mettermelo lì? 777? Media video? I sottotitoli? Esiste ancora il televideo? Since it's you. Well now, a little more. Sì? Ah, that would... Ammazza, buono. Allora, affari... Vendi. Ok. Voglio andare su, ecco. Roba che abbia un senso venderli. Gli stivali non li indosso più, quindi li rivendo. E anche l'usbergo bavarese, perfetto. Armi. Le terrei, le frecce. Perché è rosso? Non ha abbastanza soldi? Tu devi essere Igor. No, si pronuncia. Allora, quanti ne ha lui? 1000. Ok. Allora, togliamo le robe un po' più costose. Dai, togliamo questo. Ecco. Così provo ad arrivare più vicino. Frankie, grazie per i 15 mesi.
E Rauros, le signore sempre bene. L'avevo letto, Rauros? Non l'avevo letto. L'avevo letto, non l'avevo letto. L'avevo letto. Satisfied? Può essere. Grazie mille. Rinnovate. Ma perché mi sto continuando? Ah, perché forse ho sudato un po' stamattina, allora sono un po'... Since it's you, I'd almost shake on that. Come sempre, Ratti. Eh no, però qua c'è la missione, volevo tornare indietro. Very well. Buono, buono. Puoi abbassare il prezzo per guadagnare reputazione extra, ma non mi interessa. Sono andato dalla parte sbagliata, vero? Sì. Le città più grandi hanno più soldi. Eh beh, ovvio. È fatto veramente bene. Vado... Dove vado? Ai bagni? Ha senso andare ai bagni? No, vero? No, salsità 99, perfetto, va bene così. Vado dall'armaiuolo, che è in fondo qua, giusto? E non ci voglio andarci a piedi, ti affaccia così. Peggio rapido. Più che altro, il libraio. No, è di qua che si. Refrescia mai la sua, i suoi libri? Non penso a sto punto. Maestro Ota? Signor Maestro Ota? Ota Estro? Oh. Good day. Riparazioni, ho delle riparazioni, gli spallacci. Ma li devo vendere questi, quindi direi di no. Affari. Vendi. Armature. Ti do questo. Questo e questo. E vendo e basta, quindi senza contrattare. Ciao. Mastrota. Ripa, bel gatto rinnovato quasi 2 settimane fa, mi fa condividere adesso. Ma sì, ci mancherebbe, grazie mille. Onions that'll even make your man. Non sono d'accordo con la signora, io non, zero proprio. Di qua era meglio entrare. Chissà se incontreremo la figura dell'acquaiolo qui intorno. No, sbagliato. Non ho mica capito che cazzo andare qua dentro, il prezzellatore? Permesso, uomo pretzel, donna pretzel, salve. Io non capisco con chi, a chi mi devo rivolgere, sono sincero. Parla con Florian, l'apprendista dell'incisore. Ma qui nel negozio di pretzel? L'apprendista dell'incisore. Ah, giusto, è vero, lui dormiva qui da nella... Nel retrobottega del fornaio, me l'aveva detto, ok, mi ricordo. No, e chi lo chiedo? Lui non è il fornaio, sarà la guardia. Dov'è? Sarà qua. Lui dormiva nella bottega del fornaio, l'aveva detto. Nella cantina, dove sei la cantina? Sarà lui il fornaio? Ecco, chiediamo il fornaio. Le affitta la camera, saprà. Non posso. Come non posso? E dov'è? Ah, ecco qui, ecco qui. Eccolo, guardalo lì. Buongiorno. Però che bel posticino dove stare al PC. God be with you. You look quite sprightly for an invalid. What? Who the hell are you? My name's Henry, and I'm making inquiries for Sir Radzig Kobola. And what do you want from me? Straight to the point then, all right. I've been investigating counterfeit money and the trail led me straight to you. Does the name Rapporteur mean anything to you? Ti dice? I don't know. Grazie Lupi Bros per le 10 sub, grazie a tutti, belli. You make the punch dies for the counterfeiters. How do you hand them over? Do you know where their workshop is? I can't say anything. I'll deny everything and you've got nothing on me.
No evidence. Guarda anche i gesti, i movimenti di corpo delle persone. È fatto tutto benissimo. Vado a fare la pipì. Arrivo subito. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. 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 Eccomi, perdonate, ho sentito uno spifferino e niente, mi parto subito la pipì. Riccardo, dai una cospicua mancia. Ah, grazie mille ancora, lupi. Ringraziate tutti i lupi. Come si è messi col counter? Dai che si torna su. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Hai confessato. You just incriminated yourself. Perché riputazione? One man's word against another. Like I said, I'll deny everything. And do you really think that's going to help you? Your word means nothing. You've got the tools, the knowledge and the workshop. The only thing missing is a motive, but I'm guessing it's money. I don't give a fuck about that. Ah, perché hai confessato? Perché sono io che glielo dico che ha confessato. Those bastards kidnapped Esther. If I don't cooperate, they'll kill her. Era una bugia. Una sporca menzogna. I'm sorry about that. Me too. Listen, I'll tell you everything, I promise. Okay. Mm-hmm. But only if I know that Esther's safe. What, so I'm to go searching for her in the woods? I know where they're keeping her, but nobody will help me. Vado io. Puny little mi piace ammazzare la gente. Strapping great villains. Salverò Esther. Very well. I'll bring back your Esther. Really? Faccio volentieri. Yes, but then you have to tell me everything. I will. I swear to God Almighty. Please, just bring her back to me. Nothing else matters. Where are they keeping her? In the Scallops Hills. There are some abandoned cottages around the mines. That's where I saw her last. They took me there when I said they had to let me speak to her. All right. I'll go there and try and think of something. You're my savior. You're my Don't savior. Don't get your hopes up. Anything can happen. See you later. Ciao carissimo. Ah, salvare una fanciulla nel Medioevo. Eh? Che atto di cavalleria. Andiamo. Dove andiamo? Mi ha detto che è nelle colline. C'è un bagno qui da qualche parte? No, questo mi sembra più un accampamento. No? Porca paletta. Servirebbe un bagno a me. Non ce ne sono lungo la via. Questa è sfiga. Quindi no. Qui no, qui dove c'erano i malati. Ma scusami, che strano, non ce ne sono a Skallic? Ah no, a Skallic sono tutti morti, giustamente, che cazzo vuoi che ci sia? Non c'è niente, non c'è. Questo era l'accampamento dei banditi, che non era banditi, ma va bene. E niente, mi conviene farmelo subito a sto punto. Grazie Gianni per la sub. O se no vado via diretto, dai, senza fronzoli, dai. Andiamo fino a qui. Alle, buongiorno gattone, sono 7, non so che altro dire, sono migliore di 3, grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. Boom. Ok. E mi insinuo verso la situazione.
O forse devo andare qua. Andiamo verso est. Qualcuno che userà il carisma ma i pugni di ferro? No, allora io vado al bagno per mantenere il cibo. È quello che mi preoccupa, non il carisma. Lo faccio soprattutto per il cibo. Perché dopo 5 giorni che mangio bene, il gioco mi dà un bonus alla vitalità e a tutto. Sto sbagliando tutto quanto. Sono andato a impelagare, guarda. Maradura. Oh no, c'è l'acqua. Ma che inculata, sempre sta acqua. Ma io devo andare verso ovest. Perché stavo andando verso est? Perché sono un cretino. Vedi, me lo segno così lo so. Sopportite della pubblicità. Dai, mi fa contento, ragazzi. Vuol dire che sta riprendendo? Yeah. Buon per voi. Cioè, buon per me. Per voi no. Subbatevi e non vedrete mai più una pubblicità. Perfetto, di qua. Cioè, dovrebbe esserci un sentiero, non lo vedo. Mi fido? Ah, eccolo qua, è questo? Ma io volevo la pubblicità. Ah, allora, meglio ancora. Bosco di Sassau. Olè, però dall'altra parte. Stai facendo voglia di giocarci. Guarda, io l'avevo giocato all'epoca. Mamma mia, che spissa che c'ho. L'avevo giocato all'epoca e mi aveva fatto cagare. Adesso sono cresciuto io. Il gioco è stato migliorato e devo dirti che è un'esperienza che sono dispiaciuto di non aver approfondito prima. Già c'è un giretto. Ah, vedi? Perfetto, andiamo. I bug erano tanti, è vero. Ma infatti, ripeto, abbiamo fatto bene a non giocarlo. Adesso che funziona, vale assolutamente la pena riprenderlo in mano. Miseria, tutta roba in faccia. L'immersione è paragonabile a Red Dead Redemption 2? Sì. Allora, io non ho giocato Red Dead Redemption 2. Quindi non so quanto possa essere immersivo man mano che vai avanti. Per quanto mi riguarda, un gioco non in prima persona perde tantissimo in immersività. Per me questo qui compete con Skyrim per immersività. Siamo lì. Siamo assolutamente lì. Perché non ho tolto questa? Fanculo. Perché non ho giocato Red Dead Redemption 2? Perché è infinito. E non ho mai avuto tempo e modo di mettermici a giocarlo. L'hanno fatto lunghissimo, infinito, con ogni azione fatta con calma. E a me quella roba lì, purtroppo non ho tempo, né la voglia, ammetto, di starci dietro. Ma non di Red Dead Redemption 2, non ci penso proprio. È tutto troppo lento per quanto mi riguarda. E lo dico con tristezza perché il primo è uno dei miei giochi preferiti. Grazie Ciccio che per la sub regalata. E aspetta, mi ero perso Galaron. Finalmente riesco ad avere dei soldi per abbonarmi e con questo sono due, che presumente meno di tre, grazie mille. Riccardo, dai una cospicua mancia, signore. Com'è infinito? Sarà la metà di Skyrim se non un terzo. Red Dead Redemption 2 sono almeno 50 ore di trama. Dove sono finito io? Vabbè, se vi piace il fatto che sia così, ci sta, eh. Io non... no.
Non ne ho proprio fisicamente il tempo di starci dietro. Qua ci sono delle persone, ma non so se siano buone o cattive. Devo... Posso... Sì, credo che di poter passare. Sono dei carbonari questi. Non credo che adesso mi attacchino. Ciao! The answer to my prayers. Get over here! Ops. Non so, non volevo finisse così. Raise the alarm, addirittura. Red Dead Redemption 2 è un lungo film che si prende sui tempi paragonabile alla realtà, ma vale la pena? Personalmente no. Che ti devo dire? Per me non vale la pena perché c'è altro che mi diverte di più, che ho più voglia di giocare, magari. Che succede? Chi è sto qua? Aiuto! Ah, non vedo un cazzo! Ne riconosco assolutamente il valore. So bene che Red Dead Redemption 2 è un gioco meraviglioso. Non ho voglia. Che mi devo dire? Ma tutta sta gente... Ma chi è sto qua nudo poi? Parti con le mani, scemo. Curva! Come on! Aia, oh! Scemi! Scemi! Ok, vai. Is that all you... No, sono nella merda, muoio. Bring it. Che palle che non ho salvato poi. Le frasche mi salvano? Non credo. Tiro un po' di freccia a cazzo? Ci avrò preso. Adesso però devo andare da qualche parte a riposarmi. A Rovna non c'è un posto dove posso dormire? Ah, cazzo. E dove c'era il prete, Rovna? È abbandonata. Vabbè, un letto ci sarà. Andiamo. Sto giocando con mouse e tastiera. Ah, ci sono i morti. Un lettino, c'è un lettino. Mi salva. Tranquillo allora. Che stronzi. Come faccio? Ok, vediamo come sono messo. No, c'ho la barra della vita bassa. Sì, Shepard. Ok, torna sull'energia. Sazietà 88. Allora, aspettiamo un po'.
Poi mi faccio un altro pisolino. Calendula o Lazzaro? Sì, sì, ma li uso solo in caso di emergenza. Mamma mia, che singhiozzoni. Ok, energia 76%. C'è forse un bagno. Sì, purtroppo c'è la tipose nel menu. Siccome per Kingdom Come un giorno mi si è lo schizzo per riprovare Red Dead. No, sono giochi diversi, ragazzi. Non ce la faccio. Cioè, è già dormito a lungo, certo. Purtroppo in un gioco così come Red Dead è molto più lento, incredibilmente, però mi spiace, non ce l'ho fatta. Che poi durasse 20 ore, nessun problema. 30 ore ancora... Cazzo, guarda, andiamo a vedere giusto per curiosità suona un 2-bit. Red Dead Redemption 2 main story 49 ore, quindi se tu fai solo trama 49 ore dura, sono tante, solo trama. E però così arrivo di notte, vabbè. No, allora, anche Kingdom Come dura così, però è una roba completamente diversa come esperienza. È una roba che io adoro, non... Il fatto che sia anche banalmente in prima persona con tutte queste queste, questa cosa alla GDR, per me le fa valere quelle ore lì. Red Dead invece è più action, però non lo so, sarà la terza, non so cosa dirvi. No, non farei mai solo trama in un gioco come Red Dead. Qui, anche solo andare in giro è veramente una roba indescrivibile. Red Dead ci ho provato, sono arrivato un po' più avanti, però è una roba di un altro tipo. Sì, lo so che Red Dead è la prima persona, però, insomma, vabbè. Se ne potrebbe parlare. No, vabbè, ma non è... Ragazzi, non è questione di compagnia, di voi che seguite o meno. Sono sicuro che Red Dead comunque vi piacerebbe, lo guardereste molto volentieri. Però se mi rompo il cazzo io. Preferisco giocare roba che... E questo mi sta tenendo assolutamente incollato. Non mi piace neanche l'ambientazione di Red Dead Redemption 2. Ma a me non dispiace, invece. Esatto, non è la prima persona che fa la differenza tra Kingdom Come e Red Dead, naturalmente. C'è proprio un'immersività che per me è appunto paragonabile a Skyrim. Poi, non sto dicendo che Red Dead Redemption 2 è una merda. Anzi... Personalmente sono molto dispiaciuto che non sia stato più simile al primo. Che anche il primo non è che durasse proprio poco, Tu durava il primo Red Dead Redemption? No, invece durava molto meno, 18 ore. Poi per carità, io l'ho giocato parecchio Red Dead Redemption 1, ho fatto veramente un sacco di secondarie, quindi mi sa che sulle 30 ore mi è durato. Che però vedi, sono 20 ore in meno della solo trama dell'altro. Per avere 50 ore di solo trama devi proprio rapirmi. E Kingdom quant'è che dura? Vediamo. No, ragazzi, scusatemi. Kingdom Come, solo trama, 41 ore. Insomma. C'è anche una differenza in ore. Non c'è che incidenti? Ah, perché non è solo quello l'incidente?
Red Dead Revolver non l'ho giocato. Le secondarie sono uguali, sì, però non faccio neanche tutte le secondarie. Buono questo. A parte il fatto che piglia su tutto. Sono proprio due giochi diversi. Questo qui è proprio al limite anche del survival, se vogliamo. Ma questo non mi interessa un cazzo, devo dire. Pozione sconosciuta, sicuro, eh. No, non mi leggo. Metto dopo a leggere. Essendo un GDR, se fai solo trama arrivi troppo debole alla fine. Allora, cioè, è partita la musica, quindi mi fermo un attimo per fare una piccola chiosa su questo commento. Drake dice: essendo un GDR, se fai solo trama arrivi troppo debole al finale. Se facendo solo trama arrivo che il finale è impossibile da superare perché dovevo per forza fare secondarie, il gioco è una merda. Ogni gioco, GDR o meno, deve darti la possibilità di finire il gioco. Non facendo secondarie, naturalmente, avendo più difficoltà rispetto a chi ha fatto le secondarie, ma non devi arrivare alla fine che non puoi giocarlo perché sei underlivellato. Attenzione, questa è una regola d'oro, eh. Se faccio le secondarie divento Dio in terra, ok. Se non le faccio devo avere la possibilità di finire il gioco con un po' di difficoltà in più, naturalmente, perché non avendo fatto le secondarie deve essere più difficile, ma non vuol dire che io arrivo e succo, muoio all'infinito. No, è esatto, Tabots, non è solo la durata, è tutto il gameplay di Red Dead Redemption che è molto lento, perché è molto realistico e molto bello, e non c'ho coglioni, va bene? Non ce la faccio. Non si riesce, no, non ne ho voglia. Allo stesso tempo, se fai tutte le secondarie al finale sei schifosamente OP, non va comunque bene. Ma guarda, se tu fai tutto il gioco, ci sta che tu abbia anche dei bonus. Hai scoperto accampamento? Dove? Cioè, per me, se tu ti sei preso il gioco, hai fatto ogni singola cosa che c'è su schermo, hai tutto il diritto di arrivare al boss finale e sputargli in un occhio e muore. No, non è questione di gusti, Crazy. Tu mi stai dando una trama, io sto seguendo la trama. Se tu mi costringi a fare trama più secondarie, le secondarie non sono più secondarie, sono missioni principali. Attenzione. Se mi costringi a fare le secondarie vuol dire che sono trama. E allora perché le chiami secondarie? Anna, buongiorno gatto, come sta sotto ogni aspetto? Bene, dai. Io chiedo perché ultimamente sto meglio con l'umore. Sono molto felice per lei. Solitamente pessimo. Stavo pensando a lei negli ultimi periodi dell'anno anno. Vabbè, io sono sempre lì, purtroppo. Sono sempre lì, però in generale bene. Grazie mille. Stai scrivendo l'ultimo Assassin's Creed? Perché l'ultimo Assassin's Creed sei costretto, altrimenti non ce la fai? Quella roba lì mi fa cagare, che vi devo dire. Purtroppo vende perché Assassin's Creed, gioco super infinito, vende. Perché la gente compra il gioco per giocarci all'infinito. Perché vuoi spendere 70 euro per 20 ore, soldi buttati, 70 euro per un miliardo di ore, invece va bene. Ti dà meno il senso di aver buttato via i soldi. Questo qui è un palo, mi sembrava un uomo. Esther? Salva Esther, che pensi me? Ce n'era uno anche più vicino, tra l'altro. Well, I never. The pig hey! Turns up all of you, gather here! Raise the alarm! Raise the alarm! Il cazzo li ho preso, che sfiga! Aia, mi ha inciampicchiato. Aio. Boni un attimo. Dov'è? You'll
Take that. Il gruppo? Fucker. Tu, scemo. Comunque state paragonando un GDR con un action. Giusto per dire, tra questo e Red Dead. Pippons, fortuna che c'è il gatto che mi fa passare l'attesa dal dottore. Grazie mille. Invece? Che sfiga. Chi si arriva? Che senso è stato? Non è arrivato un altro? Sono matto? E non ho la vista periferica, purtroppo. Teng! Ti arrendi? Me ne sbatto il cazzo se ti arrendi. Gesù, salutamelo, eh? Salutamelo tanto. Chiave del capanno. Wow. Aia, chi è? Ah, l'arciere, eccolo qua. Vieni qui, Legolas. Ma è sto brasso? No. Aspetta, che devo ancora riprenderci la mano. No. Sta fermo un attimo, per favore. Sta fermo. No, sta fermo, però. Scusami, che c'ho sto problema e ancora non sono praticissimo. Ci ho preso? Vabbè, ho capito. Bravo. È morto? Dov'era quell'altro? Quello inginocchiato? Vabbè. Dov'è quello che ho ucciso? Però che cazzo, ragazzi? Oh, eccolo qui. Allora. No, no, lo so che non l'ho ucciso e è scappato. Devo sapere dov'era per finirlo. Ma il resto me ne sbatto anche un po' le palle, devo essere sincero. Come siamo presi? Messi anche bene, devo dirti. Un'altra chiave di capanno, ce l'abbiamo già. L'arco da caccia fa 59, il mio quanto fa? Boh, vediamo, cervelliera. Ma si rivende bene, spero. I guanti, un grande classico. La freccia è mia. No, non è mia, va bene, adesso è mia. Ma io avrò fame adesso. 80, perfetto. Vai, mangia. Ok. Grimaldello facile. Ok. Cazzo, perché? Perché 80, giusto? Vabbè, niente, non importa. Scusatemi, sono un cretino, 80. È sempre 25, sempre 25 quando mangio dalla pentola. Lasciate perdere, ho sbagliato. Ce l'ho già la chiave. Chiave del capanno. È il capanno che mi manca, sarà questo? Eccolo qua. No, e mi dimentico sempre che è 25. Mi dimentico sempre che è 25 quel valore là. Porca puttana. Sono scemo. Amen, dai. Fanciulla dei bagni. However did you find me? Signorina, guarda che io sono un segugio, eh. I'm a fool. I thought he was just a dandy. God knows why. And it turns out he's a villain in league with thieves and a coward too. This whole time he knew where I was. It's not Florian's fault. Poverino. He was terrified they'd do something to you. They had him over a barrel. You're right. Ah, ha accettato subito lei la... Ok. I'd say so.
We should probably set off. I'll go with you. I'd hate to lose you on the way. Ah. Okay. Beh, comodo. Senza far passare il tempo, tra l'altro. Bella stronzata. E siamo tornati ai bagni? No, non sono i bagni questi. Ah no, lei va dal suo amato, però ho sbagliato strada. È qua, signorina. Eccolo qua. Florian! Greetings. Greetings. I found that Esther of yours. I know. Back already. By telling me all about the goings on with Rapata. They found me in the tavern one evening. Caught me when I went to the shit pile. They started to badger me about. Mi ha fermato mentre stavo andando alla latrina. Qui sta andando a cacare lui. Yes, Rapata. And a night they called Sergeant. They explained what they wanted from me, and I told them to sod off. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. I thought it was just a drunkard's joke. But then they took Esther. Bastardi. Where will I find Rapata? He's usually wherever I am. What does that mean? Eh? He watches me. Everywhere I go. And when I'm at home, he sits on the bench in the square, watching my house. So he's there now? Hard to say. Sometimes I see him in the tavern on the green, buying supplies. All right. At least I know where to start. And you go to work tomorrow, you hear? Why? Come away. Because we have to lure him out. And besides, your master will surely be glad to see you. I have my doubts. Why didn't you tell anyone? At first, I took it for a bad joke. And then... I suppose I'd better go. Good luck. And good luck, then. Bon. Ottimo. Io aspetto i bagni, allora. Dove sono? Mi sono perso. No, di qua sono. Stella! Un salto al volo per rinnovarle. Si vuole bene anche a lei. Grazie mille. I dialoghi di questo gioco sono troppo lunghi? No, perché? A parte alcuni spiegoni, ma all'inizio, quando ti spiegano la trama, lì sì. Per il resto... No. Io potrei anche sedermi qui e dare una bella lettura, no? Pixie, grazie per i 55 mesi. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma c'è. Erbe e piante. Studia. Ah. Un paio d'ore e ho finito. Vabbè, ragazzi, è un GDR. Comunque, i dialoghi sono... core del gioco, sono anche tutti doppiati benissimo per quanto mi riguarda, e anche molto bene e anche molto molto fichi. Questo proprio non riesco, però, vero? Che palle, quanto mi manca abilità, erboristeria, lettura 9, manca poco, però attenzione. Sì, sì, lo so, Elsk. Un GDR, ipoteticamente in realtà non ti appaiono gli obiettivi interattivi nella mappa, ma ti devi informare. Infatti è molto figa questa parte nel gioco. Tu puoi parlare con chi di dovere e fine. Ma se approfondisci, fai domande e altro, ti danno ancora più info. Eccolo qua. È ottima questa cosa qua, è veramente fatto da Dio. Quindi capisco i problemi che hanno avuto. I'd like to know more. Ah no, l'ho fatto, ho finito. Vabbè. I'd like to. Vai. I'm sure God. E cosa stavo dicendo? Capisco i problemi che hanno avuto nello sviluppo, perché fare tutte queste diramazioni e dialoghi e sottodialoghi e cose da fare
ti rompe spesso il gioco, soprattutto se non sei un AAA. Adesso che l'ha risolto, tanto di cappello. Allora, che devo fare? Devo aspettare che vada al lavoro? Al monastero? Qui? No, non era al monastero lui, era qua. Aspetta. Trova la pota. Segue Florian quando si reca al lavoro. Poi quando torna a casa trascorre il resto del tempo seduto sulle piazze del mercato. Ok. Allora, non credo che... Dove cazzo sono io? Di qua. Non credo... Cioè, credo sia ancora al lavoro adesso. O è le 11 ha finito. Pandemic, grazie mille per la sub. Uno con la cappa gialla, sì sì sì. L'avevano detto prima. Però anche voi non fate backseating, per favore. Dite che ancora dell'incisore, mezzogiorno. Non so che ora stacca un incisore. Andiamo a vedere. Di qua. Yeah. Suoni, tutto bellissimo. Veramente un gran lavorone. Però qui non vedo nessuno. C'è solo questo qua. Se è il lavoro. Tutto in live, Benamon. Allora, niente, sti gradini sono maledetti. Eccolo God save you, Henry. A lei. Quindi lui è qui. Aspettiamo. No, ma in realtà, ragazzi, tutto il gioco è reale. Tutta questa roba che vedete, in teoria, è tutta roba che esiste per davvero. Anche la storia. Procopio. Io aspetterei che Florian esca. Nella piazza dietro? No, ma diceva nella piazza. Poi quando torna a casa trascorre il resto del tempo seduto nella piazza. Ah no, lo segue quando si reca a lavoro e poi... Ok, trascorre il resto del tempo seduto alla piazza del mercato, sorvegliare l'abitazione del ragazzo. Quindi adesso, cioè lui lo segue e poi torna indietro? E allora è in città per forza. Vado a vedere. È lui? No, lui è Balivo. Aspetta che vado a vendere il mio libro di erboristeria. Greetings. Sì. How does life? Ma non volevo. Did you find out what actually happened? Non volevo neanche questo. Scusami. Ah, ma perché lui è lo stronzo? Dov'è il vendor? Ma porca troia. Parignalala, grazie per i 48 mesi. Non ha libri nuovi lui. Niente.
Sto, erbe e piante. Dammi sti soldi. Allora, nella piazza a sorvegliare la casa del ragazzo. Questa è la piazza. Good men, good wives. Lei, è lei. Questa è la casa del ragazzo. Aveva detto che era anche al baretto. Non vedo nessuno. Non vedo nessuno. Ah, aspettiamo un ragazzo. Qua è già a casa. Ma no. No. Aspettiamo. Che ora è? L'una. Stagione di ferie. Ma io direi di tornare indietro e aspettare lì. Perché forse ho inteso male e lui sta mentre il ragazzo è a casa in attesa, che in realtà è anche la prima cosa che ho pensato, che è anche quella più sensata, però. Guardate chi c'è. Guarda chi c'è. Non mi parla. Non mi parla. È offeso. Zack? I'm honored that you should come to me. No, niente. No. Posso ciavarmi le erbacce? No. È intelligente. Come sta suo figlio? Boh. E aspettiamo. Che ora finirà uno di lavorare? Se accetta il duello, il figlio resuscita. Ma potrebbe anche essere, perché comunque uomo di missione lui, in quel caso lo diventa. Poi non lo so quanto sia diramato il gioco. Diciamo che non... No, ostia. Non so se il gioco ti rende immortali quelli che... vuole che tu non ammazzi. Sì, non puoi colpirli quelli di trama. Ah, allora vuol dire che il figlio di quello là poteva essere ammazzato e boh, o la trama si svolge in un'altra maniera, oppure non ci hanno pensato e allora si bugga e resuscita. Dai, Molluz, che va bene. Sì, sì, lo so di Alex. Il rapporto con Teresa è evoluto? No. Ogni tanto vai lì, ci passi una giornata assieme e ti maxa il carisma. Da quanto ho visto in giro, in alcune cazze intorno a una persona animale se li hai ammazzati. Ripeto. Non credo che ci abbiano banalmente pensato che tu potessi andare in giro ad ammazzare personaggi leggermente secondari ma che fanno parte di trame. Cioè è lunga lì, è proprio un gran discorsone. Capisco questa cosa qua, in quel caso semplicemente dovrebbe annullarti la missione anziché farti andare avanti. Non ho 10. La piazza al di là di questo edificio, ma l'abbiamo già guardata, non c'era niente. C'è solo questo che gira in realtà.
Non c'è un cazzo. Ah, questo qua potrebbe esserci. La spada, effettivamente. Rapota. Eh sì? Trovato. Grazie. Non ci avevo pensato. Pardon me. We know each other? No, but I'm hoping to change that. Well, I don't have much time right now. I'd best be off. It'll only take a moment. All right then. What do you want? I know that you spy on Florian. I know you were involved in the kidnapping of the bathmaid, and I know why you're doing it all. It seems there's no point making excuses. None. È il ladro più onesto del mondo, lui. Of course, of course. Ma that will be the best solution. So? Let's leave it for another time. Non penso, non penso. Come? Come? Non riesco a stargli dietro, mannaggia. Sì, sì, aspetta, aspetta, aspetta. Yeah. Quasi. Aspetta, mettiamo su quelle da caccia, che così non che valgono meno, ecco. Non l'ho preso? No, non riesco a capire se non lo prendo o meno. Ho preso la testa del cavallo, mannaggia. Ops. Non riesco a capire se sto lanciando le frecce o meno. No? Ah, adesso l'ho preso. Eh? Eh? Il peli di Achille, guarda lì. Guarda lì! Hai visto? L'Odissea mi fa una pippa. Vieni qua, che non c'entra. So, vabbè. Are you ready to talk? Scusa. I will. Just don't hurt me, please. What do you want from me? Tell me where the workshop is. Don't worry. Your master won't be punishing you for betraying him. You're both gonna have too many other problems. It's in the Scullet's mines. That doesn't narrow it down very much. On the eastern side of Scullet's Hill, there's an abandoned mine gallery. Well, it used to be abandoned. Now there's a small camp in front of it, and the workshop is inside. E chi è il tuo signore? Sir Jezek of Ronoff. That's what he calls himself, although Ronoff Castle's long gone. What happened to it? Ronoff used to belong to Vincent, Count Lichtenberg. After his death, it fell to Margrave Jobst, and he had it pulled down. He knew full well that Vincent's vassals would resist him. Why? Everyone knows that when a lord dies without issue, the king can confer his estate on whoever he pleases. But Vincent had descendants. Ronoff only fell to the Margrave because he declared them all illegitimate. All because Vincent had refused to fight for him against Sir Prokop. Sir Jezek led a revolt of the vassals. But Jobst rounded them all up. Only Sir Jezek got away. Since then, he's become the scourge of the domain. Che intrighi. Who are you, anyway? Effettivamente, che cazzo... They call me Rapota. Certo. I used to be the executioner. Lo sgherro del boy di Brno. And how did you come to be serving Sir Jezek? I helped him escape from prison. Grazie a Teo, per la sua. I was going to serve anyone. Better Sir Jezek than the executioner. So you saw being a brigand's henchman as a step up in the world? I thought if things changed and he stopped marauding, he might get Ronoff back and take me into his service. Well, after this little escapade, you can forget about that. You'll be lucky if you don't end up swinging on the gallows. It's all the same anyway now. Oh, no. So who's Sir Jezek working for? Ah, magari troviamo la fonte di tutto. To start forging coins. That's not for me to know. No. Sir Jezek was on speak. Such as? Madonna, i nomi di tutti. We were often guests at the monastery. But I slept in the hayloft, so I heard nothing. And apart from that? In the camp, you'd occasionally see a Hungarian nobleman. Potrebbe essere nostro uomo l'ungherese, perché non era cieco. Or who he is. Mm.
I think I've heard enough. Can I ask you something? Yes? I don't want to hang. It's a horrible death. As you wish. Our Father, who art in heaven. Bastardo! Ma come? Era un trick! Che fa? Sto scimunito! Bella la mossa, però! Mi è piaciuta! A tutto il mio rispetto. È morto, quindi cazzi suoi. Pugnale, scarpe silenti, spada da caccia di cavaliere. Cosa fa di bello? 58. Amica? 55. Oh, fermo un attimo. Ma è buona allora, aspetta. Dammi la tua spada, fammela vedere. Ma è uguale? Fa 40, 40, 40. No, 40, 40, 10. Ma è una merda. Ma è meglio la mia. Scusami, perché 58 allora? Ah no, è l'aggiustamento che è 58. Scusa, ciao. Allora, adesso andiamo. L'intervento di Ulrich. Perché? Ah, per andare all'accesso al miniera sulle colline. Mi faccio dare una mano? Quasi quasi una mano io me la farei dare. Ho letto male, Atman, ho letto male, lasciami perdere, sono scemo. Se ne fa molto del rispetto ora. Se non scappava. Dov'è? Che salta questo? Sarà dentro? Sarà dentro, sì. Oh, Richard, ti stai imbriagando? Eccolo qua. Tiè, andiamo. I finally found out where the forgers. Master Feifar was right. The forgers are sticking close to the supply. The entrance is on the eastern side of the hill. I've no idea what to expect there, but I'd rather go there with some backup. I will be glad to give it. Lead on. Meglio andare in due, non si sa mai. Mo? Ma perché mi dice. Perché? You're fuck here it! To yeah. Face me? Had enough, boy? Merka. Che successo? Ma è un bandito lui? Lo scoprirò. Vale, non sta fermo. Aia, che male che gli ha fatto. Scheistro. What now? What now? Guarda che riparte Ulrich, che palle. God, help me. What now? Fucker. Fucker. Give up. Come on. Boy. No, aspetta, è venuto da me. Mi sto mettendo via la spada. Vai da Ulrich. Aio. Alright, you win. I surrender. Camaglio è buono da vendere. Soldi. Questi. Scudo pesante. Bello, complimenti. Stavamo dicendo. Di qua. È finito Ulrich. What
are you doing? Allora, che parla? Ancora, ma quanta gente c'è in giro? Not so brave now, are you, young man? Scusa. Oh, perché ce l'ha con me adesso? Time to say your prayers. Quanti si rivendono? Boh, per il resto siamo abbastanza tranquilli. Ma 210 il Lusberg. Aspetta che mi svuoto un po' le tasche. Ah, è vero che due archi adesso, aspetta, eh. Ah no, ma questo qui non è una merda. Metti sul cavallo. Metti sul cavallo. Armature. Cavallo, cavallo. Cavallo. Cavallo, cavallo. 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 Ivan Bracci. Cavallo. Buono. C'è purtroppo questa appose. Braghe da mille c'erano. Lui aveva le braghe da mille. Questo qua? Dove andà? Vabbè, perso. Ah, eccolo qui. Lui aveva delle braghe da mille? Ma no. Ah, sì, cazzo, grazie. Eccole qua. Le braghe da mille. Cavallo. Grazie. No, 1200 su quelle che indosso io. Trova l'accesso alle miniere. Sì. Dov'è? L'ha fatto tutto lui, fenomeno. Perché vengono da me tutti? Voglio salire in arcieria, per carità. Però, liscio. Aspetta, 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 aspetta. Enough, please. Fatto bene, Ulrich. Questo qua è un rompipalle. Spada borghese, no. Allora, 59, quanto fa il mio arco? Che fastidio che non posso confrontarci. No, è meglio il mio. Ne ha un botto. Lui è l'uomo degli archi. 1000. A questo punto mi raccolgo solo le robe che valgono i soldissimi. Faccio distanza migliorata. La spada da mastro cacciatore, pure quella lì. Buona. Ciao, Sono tutti ricchi qui, Bravi. Hanno studiato. Scuole alte. Sono qui. Permesso? Mi insinuo nel buio io, Come ho fatto a prendere la spada questo qua? Che succede? Non infilzo. Perché non infilzo? Ah, ok, vai. Non funziona, aspetta un secondo. Ma non ho solo scudo? Tirami solo scudo. Capisco una madonna. Cos'è sto sangue? È il sangue che si illumina. Dai, mi tocca combattere al buio. Oh, basta un po', muori, scemo. Mi tocca infilzarti. Che non ho molto potenza di infilzo io. Anche lui, infilza tutti. Morto? È morto? Controllo. Ok. Sono salito di livello. Forza. Maestro delle prese. 40% di probabilità di sovraccarico avversario con una presa. Ma io non le faccio mai. E c'è un tasto per le prese o semplicemente la presa quando si uniscono e si picchiano? Squarcio possente. I tuoi attacchi causano danni più gravi, ma hanno un costo maggiore in vigore. Buono quello. Quando si unisce dove premere F o attacco? Ah.
Vai, allora vado di maestro delle prese e ci provo. Elbraith, grazie per i 6 mesi. Cioè, quindi quando si incastrano spada contro spada vicini, io devo premere F? Ah, sì, mi ricordo. Spaccateste con l'arco e OP. Sì, immagino. Se ci prendi. Sta partendo Indiana Jones nel frattempo. F il tasto da prendere. Sì, ma non sono mai riuscito a farne una. È quello che mi turba. Che penso fosse addirittura il calcio quello. Da vicino basta premere F anche quando ti prendono loro. Ma non solo con le spade. Io mi ricordo che la F tirava il calcione. Che paura, cazzo. Scusa, Sì, non che sia migliorata la situazione. Questa maschera. Oh no, dove è andato? Sir? Sir, dove è andato? Sir? Sento parlare. Sento spicchiettare. Eccolo. Ma che paura. Basta spammare l'attacco, ok. Sorpresa! Jesus Christ, who are you and what are you doing here? I'm here at the command of the royal hetman, Kabila. And who's he? That's no concern of yours. I'm sure we could come to some sort of agreement. I have plenty of coin. We can come to an agreement that you'll keep your mouth shut. Oh! Aia! Please, don't take this personally. Wait! No, ma aspetta, dobbiamo interrogarlo, chiedergli fare. Come lo ammazzi? Do you want to do it? Be my guest. It gives me no pleasure. You can't kill him. I have orders to take him to Rat-Eye. That is unfortunate. I have orders to kill everyone involved in this business. Lo facciamo dopo. Ulrich, dai. As you are aware. Non dovevo chiamarlo, ma no, dai, devo duellare con lui. He may have valuable information. Che succede? For that exact reason, my master does not wish this man to fall into the wrong hands, especially those of Radzik Kobila. You can tell your lord the man is dead. He'll never find out. But he will. Or do you think you can lock this man away from sight until Judgment Day? Why not? Do not be naive, boy. Look around you. This land swarms with rats and snakes, especially now. There is no secret that is not for sale. If I let you have him, my own head will be on a spike before the month. E vieni con me, diventiamo amici. Arriviamo a 14. No, io gli dico di non dover tornare. Bravo, diglielo. What do you know about the Rosenbergs? Master Feyfire recognized the writing on your letter of passage. Just as I said, there is nothing safe from prying eyes in this land. And where would vieni you con me, vieni con me, guarda che vedono tutto. You need people like you. I anche le ferie pagate. Out of the question. If he learned of all that I did for the Rosenbergs, he would hang me from the nearest tree. But I was wrong about you. You are not so clever as I thought. Really? Sono scaltro? If you were, you would not have told me how you came to know I served the Rosenbergs. You have signed not only your own death warrant, but also Feyfer's. We'll see about that. Pipipiri, pipipiri, pipipiri. Aspetta un attimo che mi tiro fuori lo scudo prima. Hope you have said your prayers. Vai, adesso scappa quell'altro. I'll flay you, the Asworth. Così devo cliccare. Ma non è una presa questa. Questo? Questa non è una presa. Se vai vicino premo F. Questa? Ah, ce l'ho fatta. Ok, ho capito, ho capito. Ma no, sono fortissimo. Ah!
Sempre al buio devo combattere con lui, tra l'altro. Combattente delle tenebre, si vede. Madonna che tega. Let's finish this. Hund's fought. Che miseria! Quello al pelo l'ho parato, eh? I hope you have said your prayers. Addirittura. Occhio al fosso! I'll find you, you cur. You can't hide from me. Perché non me l'ha pariato quello? Va bene, importa. Scheißdrauf. Che ha detto? Verflucht. Che balla, che balla. Geh zum Teufel. Andiamo, sir, non ti voglio uccidere. Anche se sapevo che sarebbe finita così al 100%. Che fa? What now? Non ho capito. What now? Vabbè, che ho detto? Let's go. Hund's fought. Bravissimo, che Perry. Legge Peter in nero? No, almeno lui è corretto, santo cielo. Era molto più difficile Peter. Ecco, vedi, questa è una cosa figa, perché Peter era una roba secondaria, quindi era più difficile. Lui è trama principale, quindi giustamente mi dà un livello giusto di sfida. Non è impossibile o imbattibile. È così che si fa il bilanciamento dei giochi, ed è ottima questa cosa. Porca boia. Niente, avrei dovuto cliccare di più. Dove è andato? Mi soverchia. Non riesco a vedere un cazzo, più che altro. Troppo buio adesso. Dove sono finito? Sono incastrato da qualche parte. Ok. Ok, vieni qua. Well, no. Ma non riesco a capire dove cazzo sono finito io. No, mi sono infilato in un muro. Per forza. Cosa succede? Ok, adesso siamo giusti. Bestia, che botta! Dai, non
non hai vita, non hai stamina, come puoi? Eccolo là, a posto. Dear God. E via. A posto. Metti via. Oh, e non vedo uguale. Ah, vecchia spada del nonno. Grazie. Scudo pesante, uguale al mio. Non era vestito da stronzo. Chiave dei bauli, chiave delle porte, qualunque cosa sia. Corazza di Francone, buona. Spallacci maxi. 2000. Usbergo nobiliare lungo. Qualcuno mi sa che ce l'ho. Qui c'è delle braghe da 1000. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, armature. Prendi tutto qua. Le brache in piastre milanesi sono più fiche delle mie. Via. Resto cavallo. Poi, corazza di Francone. 25. Contro i 20. Arruolata. Sì, è più stealth, ma me ne sbatto. Tanto abbiamo... Il tuo cavallo, orco, cavallo pieno. Spallacci, 23, miei. Usbergo nobiliare è uguale. Perfetto, devo andare a vendere, assolutamente. Armi, fammi vedere la vecchia spada del nonno. Ma è una merda. 36? Come 36? Ma fa schifo al cazzo. No, che non lo voglio usare. È un cavallo pieno, che vi devo dire? Dove è andato adesso sto stronzo? Da dove si esce qui? Oh no! Questa tomba sarà la vostra tomba! Qualcosa mi dice che di là non devo andare. Non corre più. Oh. Neanche di qui posso andare. Ah, ma quindi il gioco mi costringe a prendere il buco giusto o... Eppure lì sembra proprio un'uscita. Il falsario? Ah, è ancora qui lui. Ah, non potevo andare via per questo motivo qua allora. E io pensavo fosse scappato. Cosa... Perché è stato qui tutto il tempo? Ma è rincoglionito? Please, please, I'm sure we can come to some sort of agreement. Ma certo. You can talk all you like, but not here and not to me. Let's go. Non mi aspettavo che fosse ancora lì. Master Faithfar is very keen to meet you. Good work, Henry. Thank you, Master Faithfar. It wasn't easy, I can tell you. No. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of him. All right. I'll see you in Rate then. Ok. Allora, io vorrei... Abbiamo solo mezz'ora adesso. Mica è volata la giornata. C'è una roba che vorrei fare. Prima di tutto, andare dal libraro. Eccolo qui. Allora, sono già in zona qua. Sono già in zona Sarto. In zona Sarto. Magari mi faccio rammendare due robe se si può. Andiamo. Riparazioni. Ecco qua. Ti ringrazio. Parlo volentieri. Lui mi compra anche qualcosa? No, vendi. Armature. Sì, mi compra questa. Però meglio andare dal corazzaio a sto punto. Vado al corazzaio, piuttosto. Sì, sì, adesso svuotiamo il cavallo. Era qui il corazzaio, no, quella dopo. Sì, faranno un film su Kingdom Come. Poi non avrei scritto esisterà un film su Kingdom Come, però sì. Allora, no, quello dopo. Questo, prendi. Sì, prendi. Madonna, vara roba.
Allora. How's it going? Parliamo di affari. Vendi armi. No, armature, scusami. Allora, sì. Sì. Tutte e due. Quanti soldi ha lui? 4.000. E allora andiamo via tranqui. 2.000. Via, via e via. A posto. Già due soldini qui ce li facciamo. Let's talk about the... D'accordo, amico mio. Guarda che ti sto dando un botto di roba. What about this? Fammi un buon prezzo. You're right, pinch purse. Ah, anche il corazzaio può vendere libri? Your flame... That's better. Drop in a bit more. Mm-hmm. Va bene. Very well. Spidorcio mi ha dato achievement. Come? Vediamo se mi vende qualche libro lui. Altro? No, direi di no. Belli gli scudi. Boom. E... armaiolo? Non so, sti due archi, queste due spade. Non ho riparato? Bravi. Vediamo se magari riesco già a fare qualcosa per i conti miei. Non male. No, aspetta, ho sbagliato. Qua viene su un bel conto, 1.400. Let's have a word about the price. Is this enough? Come now, just a little more and we have a deal. My last offer. Well, a little more. Va bene. I knew we could. Mago del commercio mi ha dato. Non male. Perfetto. La spada con la mola? No, vabbè, l'ho già riparata così. Vabbè. Questa spada del nonno, tra l'altro. Dov'è la mia? La cresta di gallo. Vedi, al centro. Ah, già è vero, ma l'arco non glielo posso dare al fabbro. Bravo, sei piovuto dal cielo giusto nel momento adatto. Per risparmiare? Vabbè, ma siamo ricchi ormai. Ancora qui, in mezzo alla merda lui. E di qui. Mila groschen è ricchezza per me. Oh no, da lui? Ah no, non è lui, è questo o quell'altro, ok. God's bless. Allora. Non c'è niente da riparare, ma... affari. Non so se lui vende... lui vende un libro. Affilato come un coltello. Dammi questo. Poi ti vendo... questo, questo. E la vecchia spada del nonno. Va bene così. Va bene così. Io adesso, prima di chiudere... che ora è? Ce la facciamo ad arrivare. Voglio andare a comprare altri libri. Qui non c'è una libreria. Niente, vado da quello che mi ha insegnato a leggere allora. Non era qua? No, era qui.
neanche. Però qui c'è un bagno. Quasi quasi mi fermo lì. E poi vado fino a qua. Perfetto. Andiamo qui. Talmerg, vai. R, continuo a premere la R per sbaglio. Auzitz, sì 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 sì. Cavallo nuovo, valuteremo anche quello. Per adesso va bene, non vedo perché perderci il sonno. Fammi fare una bella lavata qua. Non lo so se toglierà il tifoso. Ah, ma qui dove c'è la regina lasagna? È regina? Non lo so se è regina. Vabbè, comunque uno a cui sto parecchio simpatico. God preserve you. Buona. I'd like to... Buona. Buona. Si può dormire qua? Dimmi di sì, che non lo facciamo nella tenda, ma in casa. Vediamo. Succedeva che a me pare si sistemi. Speriamo. Ma soprattutto speriamo che sia in casa. Dai, 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 dai. Yes! Ottimo. Bon. L'elmo era pieno di bozzi, ma l'abbiamo riparato. Perfetto, ha salvato. Sì, va bene, non c'ho cazzo adesso. Io mi ricordo tra l'altro che era impossibile a inizio gioco, cioè ti ammazzavano sempre, ne prendevi sempre di santa ragione. Invece adesso super tranqui. Boh, salta su. I bozzi erano estetici, dici? Non lo so. Andiamo fino a qui. Eccomi che giungo. Ok, che ora sarà? Sarà chiuso ancora. Eccolo qui, il pennacchio. I bozzi vanno in base a dove ti colpiscono, sono accurati. Cioè, pensa a te che cazzo di lavoro c'è dietro. Che succede? Non posso entrare? Signor, ah, prego. Scusi. Vengo anch'io. Buongiorno. No, lui è l'abitante. Dov'è il libraro? È questo? Scrivano. Vabbè. Mi siedo a leggere intanto. Vediamo. Non so se riesco a leggerlo il libro del... Manuale principe... No, eccolo qua. Come affilare un coltello. Porca puttana, no. Aspetto un'ora. Vediamo. Adesso spendiamo un bel po' di denari. Però la cultura è importante. Eccolo là. Ma lui ha dormito qui, poverino. Ma no, ha messo una ciotola di cibo per me? Non dovevi. Scrivano. I'm honored. Allora, affari. Il dromedario, quello l'ho letto, dammi. Me li compro tutti. Me li compro tutti e via. A parte quelli che ho già letto, a posto. Quanto viene? 500. Crepi l'avarizia, amico mio. Mi siedo. No, non ho ancora provato a fare la caccia al tesoro. Allora. Gli adamiti. Bellissimo.
Nuovo livello raggiunto in lettura, ottimo. E allora andrei di coso, studio per manuale per principianti. Vai, buona. Era un opuscolo. Perfetto. Non posso salire il livello di lettura, vero? No, ottimo. Allora, andiamo avanti. Abbiamo fatto quello. Facciamo questo. No? Cazzo, affilare il coltello 3, perché mi serve affilare il coltello 1 e 2 probabilmente, vero? Non per la lettura. Ok. A Mergered c'è un cavallo da 2005, va bene. Ma la guerra delle donne è uno, no, abbiamo letto il 2 della guerra delle donne. Eccolo lì, guerra delle donne 2. Boh. 5 ore di lettura? Ah, vabbè, che c'è di male. Cioè, si fa tranquillamente, è il tempo che manca, purtroppo. Forse ti serve riparazione livello 10, anche secondo me. Ok, nuovo livello di lettura. Ottimo. E... magistrato 2, quasi quasi. O se no cos'è? Attenzione suprema. Attribuisce bonus di apprendimento, indipendentemente dal luogo in cui stai leggendo. Ma non mi turba in realtà, mi siedo volentieri. Il livello di studio, ecco, hai letto, aumenta automaticamente anche quando dormi. Non lo so, Vado di magistrato. Ok. Ah, bello fresco. My humble gr- Vendi. Ne tengo giusto uno per fare un'altra quest. Let's have a word about the pro- Ok. We agreed? I'd almost. Si incazza? No, allora così. Vai. A posto, grazie. Ottimo. Ottimo. Dov'è che sto cavallo? A Mergered. Ma come funziona il cambio del cavallo? Devo trasferirli o più di un cavallo o cosa? Non arriva il mio. Ecco qua. Dai, via l'usato e prendi il nuovo. E fa automaticamente tutto? Mergered, mai detto. Non rottamiamo? Trasferimento automatico, perfetto. Quello dai veramente dentro per il nuovo. Ibrido o full electric? Per il full electric è ancora un po' presto. Per adesso conviene sempre l'ibrido. Il diesel sta per essere dismesso, quindi. Dov'è il vendor dell'ors? L'orsendor. A chi mi rivolgo? C'è nessuno qua. Oh! Che è tardi? Sono le 6, le 4, scusami. Prendiamo Euro 6, certo, tutto nuovo. Scusi? Non è che voglio fare rompicazzi. Chi è lui? Guardiano. Fa un gran lavoro, devo dire. Qui mancherebbe il buco. Sti glitch.
O forse no, forse era solo per scaldare. Dove... a chi mi rivolgo, ragazzi? C'è quel... Eccolo là, lo spalatore del merda. Johan? Johan il merdaiolo? Hey, I'm honored. Ok, no, ho sbagliato tasto. Ma lui non vende il cavallo. Cosa fa questo? Prendo. Ah, gli posso vendere l'arco a lui? Bene, così me lo levo dai coglioni finalmente. Let's have a word about the price. Well, is this enough? I'd almost shake. No, allora alla tiposa da oggi in live, perché si è incastrato un attimo. Però di tutte le robe quello state notando e basta. Cioè, ho capito, c'ha la pose in inventario. Solo quello, cioè il gioco è quello. Più che altro dov'è lo metto? Sì, 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 ma infatti Xenero mi sono corretto. Eccolo, lui. Eh no, è sempre lui, eh. Come faccio a comprare il cavallo? Simbolo sulla mappa e mi segna la scuderia. Mercante di cavalli, non è vero però. Cioè, non c'è. Non è che è Matthias che è morto? Non ci sono i cavalli perché c'è una missione. Che missione? Ragazzo, dopo il terzo dose che fai? Non rinnovi dal gatto? Buon mesiversario anche a lei, grazie mille. Ho un punto di domanda, però è fuori, è qua. Ah, sì, mi ricordo. C'entra niente. Vabbè, lasciamo perdere. Allora. Dove sono le cose del cavallo? In armature? Eccolo qua, sì. Ok, questo ho preso e basta. Ok. Dovrebbe esserci anche i cavalli nel recinto. Forse sì, serve proprio una missione. Non ho idea. A sud di Uzitz. Ma a sud di Uzitz non è a Mergered. Mi aveva detto qua che c'era il cavallo buono. Qua tu dici, ma questo è un altro posto. Ah, è lo stesso cavallo, che posso acquistarlo anche lì. E ho capito che qua era buono perché era buono. No, missione dei malati l'abbiamo già fatta qua. Forse perché è schiattato Matthias, sarà per quello. Ah, perché è morto lo stagliere, vedi? Allora, come avevo detto io. Va bene. Ah, evita, dai. Come fallimento? 89% di tiro di dadi, fallimento. Non c'ho cazzo, ragazzi. Dai, siete delle seghe, non c'ho voglia. Salve. Ammazzate il prete. Quanto manca, poi? Perché io a sto punto taglierei la strada e andrei verso destra. Opla. È vasto? Guarda, non è così tanto vasto, neanche troppo dispersivo. È una buona mappa per quanto mi riguarda. Poi col viaggio rapido si fa anche abbastanza tranquillamente.
Sì, chiaro, non è un gioco che ti dura due ore. È comunque una roba... Ostia. È abbastanza lunghetto. Ma non è male. Non credo si toglierà mai la quest del torneo. Credo sia solo un reminder. Grazie Carmine per la sub. Eccoci qui. Questa è casa mia, niente. Ops. Vabbè. No, no, una volta a settimana al torneo, quindi è per quello che mi avvisa ogni volta. Ah, vedi, qua i cavalli ci sono. Mi manca il vendor, però. Non c'è un di sopra, quindi boh. Monte e ruba, no. Vorrei... Eccone uno. Che fa? Ah, sempre a spalare merda sono loro. Capostaliere, buonasera. Dai, non mi rompa le gazze. Ok. Vorrei costare un cavallo. Devo vederne uno io? Not yet. Then go and have a look in the stable. Oh no, devo guardare cavallo per cavallo? Questo fa 39, 196, 20. Huh? No, ma ce ne sono un botto. 32, no, fa schifo questo. No, questi qui fanno cagare, sono già sellati. Questo qui fa 42, 180. Quindi Pegaso è più interessante. No, li guardo in bocca perché non sono donati. 37, no. Però 2,28 di capacità. Questo fa schifo. Io andrei di Pegaso. Genda? Genda non c'era. C'è Pegaso. Pegaso, Katana, Katanka. Pegaso è il più veloce del gioco. C'è questo. Questo non l'abbiamo visto. Slamprinus. 39, 260, 18. Puntare sul peso trasportabile. Effettivamente 180 non è tanto. Non è tanto 180, ma in realtà a me di 180 me ne sbatto anche il cazzo, perché noi fino adesso abbiamo usato un 172 e abbiamo vissuto tranquillamente. Una buona velocità non è male. Slepnir qui fa 260, ma non lo usiamo così tanto. Tra 38 e 42 di velocità dice che non cambia molto. Lui fa anche 250 di vigore. Questo ha 310 di vigore. Fa 15 di coraggio. Blue Chess, grazie mille per la sub. Questo ha 18 di coraggio. Ah, vai, prendo Slepnir. Slepnir, che è lì, è lì. Dove sono andato? Dove è andato? Quel signore? Porco can. Dai! E dove lo trovo adesso? Eccolo qua. Il peso aiuta. E allora andiamo di quello lì. I'd like to buy your... Well, no. Certo. I have. Nothing but the best. Is there one in particular? Slepnir era? Oddio. Era Slepnir, giusto? Boh, grazie. Che poi è di livello più su rispetto a Pegaso. Ma Catlanta, aspetta. Aspetta un attimo. Catlanta è anche quello di livello 5. Catlanca. Qual era? Ronzinante. Atlanta? Che spissa.
E questo qui è Catalanca. 39, 20 di coraggio e 196 di capacità. Non è male Catalanca. E 410 di vigore. Mi sa che è meglio Catalanca. Vigore ti fa correre più a lungo, esatto. Mi sa che prendo Catalanca. I'd like to buy a horse. Well, now, have you seen our steeds? I have. Nothing but the... Is there one in... Anche il top, vedi. Catalanca è il top. I'll miss him. He's a gentle, loyal... Ok. Uno scambio? Surely you'll knock something off the price if I trade in my old one. Ah, certo. Minchia, ma io ho solo 4.800, non ero a 6.000 prima. Andiamo sotto i 1.900. Since it's you. It'll take more than that to persuade. Beh, è sceso abbastanza, devo dire. E lui è bello alto di incazzatura. 2.000. All right. That's not enough. Beh, dai, risparmio c'è tutto. Il risparmio c'è tutto, pago volentieri. Done. May the Lord watch over you. Boom. Ho preso Catalanca alla fine, no? Che è questo qui. Gli metto questo, questo, questo e questo. E c'è il suo inventario. A posto, bello Catalanca, bello, sono contento. E ci fermiamo che è giusto mezzogiorno, giusto giusto. Ma sennò quanto ci metterei ad arrivare ai bagni per salvare lì? Fino a qua. Dai, saliamo a cavallo. Sennò Balocco, siamo quasi un anno e mezzo, è giusto in tempo, grazie mille. Che la sazietà mi scende. Tu devi essere Igor. No, era un cavallo bianco appartenente alla scuderia reale della famiglia Saika. Cadavere, no, evita, evita, non c'ho voglia. Il cavallo di Buddha. Oh. Me l'ha fatto pagare anche poco, allora. What are you doing? Fate i cazzi tuoi. Tutti i nomi di cavalli famosi. All this constant fear that some cutthroat will jump me out of nowhere. Boom! Ah no. Dio ci mette la prova ogni giorno. Ma la sazietà non scendere sotto i 50, ti prego. In realtà la vedo abbastanza statica, perfetto. La torcia, la torcia, la torcia, mi sono dimenticato la torcia. Vabbè, giorno ormai, non mi caga più il cazzo nessuno. Non se ne sono resi conto, voi non dite niente. Omertosi, omertosi. Piove. Signora! Ho fame! E ho finito il carisma. A posto. Buona, buona, buona. Grandi avventure oggi. Grandissime. Però che fastidio che tutti gli esercizi commerciali aprono alle 8. Bravo Gabriel, bravo. E lei scappa. Fa bene. Perché sono bruttissimo. Allora, io vi ringrazio come sempre per sub e sub. Spero abbiate passato una bella giornatina e vi siete divertiti. Grazie per queste 3 ore assieme. Noi ci vediamo da Karim tra 2 ore e stasera alle 8. Va bene? D'accordo? Quindi vi ringrazio infinitamente. Prendiamo i termosifoni e diciamo frase generica sul lunedì. Proprio scrivete quello che volete, basta che ci sia lunedì.
Ci vediamo alle 2 da Karim, eventualmente stasera alle 8. Ok? Grazie a tutti, belli. Ciao! Singhiozzo.